capitare. Noi non ce lo possiamo permettere, quindi siamo molto rigidi nei filtri che ci sono prima. Okay? Qua ci hanno segnalato che la paziente, per esempio, aveva avuto parolacce, ha preso la parolacce al telefono, il back office. Immaginati se lo faccio arrivare in clinica. Okay? Che ci serve serenità quando curiamo, quando dobbiamo fare la diagnosi, quando dobbiamo fare la pianificazione. Uno, e se ne ho 20? Così non lavoriamo più. Un asilo nido diventa. Ci serve serenità quando lavoriamo e per questo serve tutta la informazione che c'è prima. Noi non avremmo mai potuto fare solo questo tipo di chirurgie complesse a questi livelli se prima non avessimo avuto tutto un carro armato di informazioni che ti faceva un super filtro. Qua arrivano pazienti che sono già informati, responsabili, che sono pronti a giocare la partita e che sanno che non sarà facile. Invece i pazienti che non sono responsabili, che pensano che tutto sarà una passeggiata, che i denti saranno uguali a quelli che avevano prima, oppure che non avranno più problemi, okay? Che potranno continuare a fumare come vogliono, pazienti che potranno pagare come vogliono, metto oggi un impianto, ti pago questo, quello vediamo, torno fra 2 anni a fare il resto. Però se mi si rompono i provvisori è colpa vostra. Pazienti che meglio che neanche entrano, o meglio che avanzano nel processo poi di arrivo al policlinico. E qua chiedeva perché non mi mandano il preventivo. Che senso ha mandare il preventivo? Qua l'abbiamo... abbiamo risposto. Risultati bloccati sul sistema a causa comunicazioni col personale offensive, parolacce. Si riserva di decidere con chi entrare in rapporto di cura. Un rapporto iniziale maleducato preclude categoricamente la presa in gestione della pratica, perché non ci sono i presupposti, cioè ci troviamo dall'altro lato personale che prende 350 euro al mese, ok, 8 ore al giorno, è davvero da fargli una statua per quello che fanno, con magari clienti dall'altra parte del telefono che li trattano male. Ma non ha senso. Ma preferisco, guarda, vai avanti. Vai avanti, non vai in stress psicologico, vai in stress emotivo, il dottore, il chirurgo anche magari non si sente a suo agio a curare, anche lui può decidere su chi lavorare, noi non possiamo obbligarlo a curare magari uno che lo tratta male, che gli dice di peste di corna. Loro gli dobbiamo creare un ambiente di lavoro sereno, perché è un lavoro delicato questo. Queste le ragioni del blocco dei preventivi. Un preventivo occorre comunque una diagnosi, dunque una visita in Moldavia, ma risulta il blocco sulla pratica, quindi non ha senso che vieni neanche. Quindi che senso ha inviartelo? Magari poi va in giro col preventivo a dire è troppo alto. Ok. E quella cattiva reputazione, magari che l'informazione che fa potrebbe precludere la strada a altre persone, che invece sono più formate. Ci sono... quindi tanti video, tante informazioni, se ve lo siete mai chiesti perché siete arrivati a noi, la chiave di tutto è perché siete stati informati, siete mediamente molto più informati di tanti altri malati su quello che dovete fare e quello che avete fatto. Siete persone che si sono aperte il computer, si sono presi un bel po' di mesi a guardare i video e a capire che cos'è la piorrea, cosa sono le ricostruttive della bocca, come vengono ricostruiti i denti, cosa è superior, per esempio, come vengono ricostruite le linee dentali, come quelle che sono le linee dentali, che c'è la ceramica ma c'è il composito, possono essere 4 o 6 impianti, ma che servono anche i denti avvitati. Chiedete voi a un paziente, magari che si è curato altrove, che denti ha in bocca, avvitati o incollati? Cioè, i denti ti piacciono? Ho mangiato la pizza ieri, ma era una pizza o aveva la forma di pizza? Ci sono alcuni trattamenti semplici dove si può, diciamo, sorvolare su certe cose, ma quando si vanno a fare arcate complete come questa, questa è incollata perché escono fuori i perni da qui, scelte di cura come questa poi fanno nascere tutta una serie di problemi dopo.
Quindi il paziente che magari ha scelto Croazia perché era 5 ore di macchina, a parte che qua ci arrivi in 2 ore d'aereo, e no, quella piccola scelta lì farà sì che il paziente in caso di problemi non può più svitare i denti perché sono incollati. I problemi per esempio dei denti incollati sono se c'è chipping, scheggiatura, io non posso svitare, aggiustare la ceramica e riavvitare. Se riesco a toglierla è perché devo smartellare. Quanti di voi hanno mai provato il martelletto del dentista, quello che smartella, tunk, 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 track, rotta la ceramica, ok, rinizia, c'è da rifare il lavoro, si è rotto. Oppure c'è il rischio che la vite che passa qua in mezzo, quando vai a smartellare, si spacca, si taglia in mezzo. A quel punto devi svitare via l'impianto, tutto, carotarlo, perché non è che lo sviti, va carotato via. Quando vai a fare questi lavori è per risparmiare 15 euro a pezzo. 15 euro qua, 15 euro qua, 15 qua, 15 qua, ha senso per 15 euro andare a fare questa scelta di terapia? Io voglio i denti che un domani, che sono come le gomme della macchina, che si possono rompere, usurare, bucare, li devo poter sostituire. Ma questo devo prevedere quando vado a fare il progetto, devo prevedere, non che per risparmiare 10-15 euro mi faccio, che ne so, la macchina con le ruote incollate. Che se buco devo cambiare l'auto, oppure la posso riempire con come si chiama, quello spray, però poi è da buttare la ruota. Queste sono belle da vedere, ok, hanno fatto un bel lavoro, buone traslucenze qui, ma sono denti incollati. Noi stiamo educando qua in questo gruppo di modo da far vedere che c'è pizza e pizza. Questa è pizza, anche questa è pizza. Facevo vedere anche giovedì scorso, c'è chi è mai andato a mangiare a Napoli da Michele la pizza? Sono due pizze. Gli americani preferiscono questa. Noi ci fa venire l'acquolina in bocca questa. Questa un po' meno. Anche questa è una pizza. Questi sono denti. Per noi questi sono denti. Ok, sono diversi. Però il paziente che non è istruito visivamente, che non gli abbiamo fatto il lavaggio del cervello con delle prime e dopo. Se io ti metto un polmone grigio, dici, boh, è grigio. Se però di fianco ti metto un polmone sano, dici, azza, quello è malato. Serve visivamente andare a istruire, a calibrare l'occhio. Quando pubblichiamo sui gruppi internazionali questi lavori, ci fanno i complimenti. Ok, questi sono altri. Damaged Goals, qua dentro un gruppo chiuso dove ci sono i migliori odontotecnici al mondo, qua. Gente che fa le protesi, questi sono i nostri casi, questo è un superior. Siamo a livello di iperrealismo. Non posso questi chef farli lavorare per una persona che cerca la pizza. Ok, deve capire quello che sta facendo, perché se noi facciamo questo è perché sappiamo qual è la difficoltà di casi come questi. Se non li approcci così, quegli altri, che vi ho fatto vedere prima, si rompono tutti. Stai creando dei grossi problemi qua. Grossi, grossi problemi. Sono da denuncia. Perché poi il paziente si ritrova la pizza in bocca. Ok? Però c'è 5 stelle. Per arrivare a questo livello di, come dire, di risveglio, a parte che c'è due strade, o ti dico tutta la verità, oppure in maniera irresponsabile fai come vuoi, in base alla vicinanza, oppure in base a quelle che sono le recensioni di, oppure aver sentito il parente, l'amico, oppure inizia a studiare. Per studiare dovete fare il corso in odontoiatria, oppure vi possiamo noi semplificare le cose con un linguaggio semplice,
in maniera visiva nel gruppo, con le mail. Vi iniziamo a fare quel percorso di istruzione minimo, i fondamentali. Sul gruppo c'è anche la, non so quanti di voi lo stanno seguendo, abbiamo fatto anche le unità. Se voi andate sul gruppo riabilitazioni estreme della bocca, ci sono 31 unità qua da studiare. Percorso del policlinico, gli impianti, il Pecton, protocollo di mantenimento, garanzie sui lavori, risoluzione dei problemi, centri assistenza, liste d'attesa, come si legge il preventivo, passaporti implantari. Dagli appartamenti anche dove si trova l'alloggio, c'è tutto spiegato, di modo che il paziente che arriva qua sia iperistruito. Perché vi ho spiegato essere iperistruito, il paziente quando arriva stiamo già partendo da 7, da 8. Abbiamo solamente da parlare, ok, mettiamoci al tavolo e vediamo le impronte, le foto e quello che c'è da fare. Significa risparmiare tempo quando siamo poi qua a scegliere. E andiamo già da un mindset più avanzato, il mindset che so che ho un problema, so come va risolto, so di cosa ho bisogno e anche quanto devo faticare. Si tratta solamente di iniziare la chirurgia e poi 4 mesi per iniziare a parlare di protesi definitive, da quel momento in poi. Infatti dico sempre a loro, guai parlare al paziente di linee definitive e di caratteristiche se ancora deve fare la chirurgia, perché gli inizia a fare venire in testa tanti dubbi, tanti che non è il momento. Quello è il momento invece in cui bisogna parlare di ricostruttiva dell'osso. Impianti dentali, come metterli e dove metterli. Carico della protesi provvisoria, se mettere la mobile o già la vitata provvisoria e di quella che dovrà iniziare a essere l'alimentazione. Poi dopo, quando ha passato la fase dei provvisori, dopo 4-6 mesi, allora iniziamo a parlare di quella che è la fase della restaurativa finale. E quella è tutta una serie di informazioni che devono arrivare dopo che il paziente parte. Quando il paziente parte, ok, iniziano tutte le informazioni di preparazione per lo step finale. Senza le informazioni, noi non saremmo mai potuti riuscire a fare questo genere di lavori. Perché per fare questo genere di lavori, vi ripeto, c'è bisogno dall'altra parte di persone che lo capiscano, quello che stanno facendo. È come il ristorante, ci sono gli chef, ma dall'altra parte deve esserci chi capisce quello che sta mangiando, se no che lo cucini a fare. Ti passa la passione di farlo, diciamo a quel punto mi metto a fare quelle cose lì, mi metto a fare, tanto lui non capisce nulla, no, è che non hai capito che per arrivare a quello c'è bisogno di parlare la stessa lingua, ma le persone gliela puoi insegnare la tua lingua se ti prendi il tempo. E noi abbiamo un sacco di tempo prima che il paziente arriva, da quando entra in contatto. Non è che voi ci avete mandato la richiesta, il giorno dopo eravate qua. Sono passati mediamente un mese, 3 mesi, anche chi un anno dopo, 2 anni dopo. Chi viene ci controlla, ci fa una visita, vede, e poi inizia tutte le informazioni e inizia a capire quello che ha bisogno e capisce che magari il preventivo che gli avevano fatto lì era solo per 4 impianti, ma i denti poi, guarda, guarda bene, erano in resina. E quindi erano dei denti in plastica fondamentalmente, e se non si fermava un attimo e si faceva un po' di informazione, non capiva che quelli erano dei provvisori, che gli stavamo vendendo per definitivi.